Ma io ho sentito Pistorio, per la verità credo che il suo discorso sia stato frainteso e riportato fuori da un contesto che riguardava la produzione di energie alternative, per cui chiaramente è sorta una polemica fuori di luogo, perché nello stesso pomeriggio, senza essere stati sollecitati da nessuno, abbiamo riconosciuto al ministro Prestigiacomo il grande impegno anche di carattere finanziario per il dissesto idrogeologico che vede impegnati in Sicilia 304 milioni di euro, di cui 140 in provincia di Messina e 74 nei comuni dei Nebrodi. E al di là degli umori o di qualche parola che deliberatamente qualcuno ha voluto fraintendere, devo dire che quello che conta sono i riconoscimenti e le cose che diciamo convintamente. Quindi, se c'era da chiedere scusa al ministro, lo abbiamo fatto, ma credo che non ce ne sia bisogno visto i rapporti di grande collaborazione e stima che ci sono tra noi e tra me e noi e i suoi amici più cari, a cominciare da Gianfranco Miccichè. Per continuare con tutti i Bufardeci e Michele Cimino, solo per parlare di due assessori e tutto il resto.